1, 2, mio, non ho fatto 3 metri e mezzo, 3 metri e mezzo, poco, cioè poco veramente, faranno 5 centimetri, grosso 6 centimetri. E no, volevo, sta sempre la fissa la sega, volevo solo dire che oggi che è il 7, no, che cazzo sto dicendo, no, questa qua si è azzerata completamente di nuovo, sta cazzo di macchina, vabbè, la aggiusterò. Come mi pare che sia il 18 ed è il mio secondo compleanno. Io l'ho festeggiata a Cortina, mi sono preso anche questi bellissimi scarponciazzi che veramente spaccano il culo, prima li ho grassati, hanno anche il feltrino qui, questo qua, tengono veramente caldo e sono stracomodi, e 168 euro, non male. Poi mi sono preso anche un paio di guanti, come vedete questi qua sono molto ottimi, sono anche antitaglio, catch, e non so, tutto ho speso tipo, è più il grasso e un martello tipo quelli là di gomma bianca, per picchetti, roba del genere, per il legno, per incastrare, roba del genere, mi pare sui 200 euro, una roba del genere, sì, 190 e qualcosa. Quindi ho fatto una bella spesetta, più che altro il 168 mi sono stati regalati questi, gli altri li ho dovuto pagare, però bella, ho speso 20 euro comunque per i cazzi mia, 30 scusami, sì, perché il martelletto costa tipo 9 e poi c'era un'altra roba che non ho pagato io, comunque vabbè, 20 euro. E a parte questo sono andato a Cortina, ho fatto il giretto, mi sono comprato appunto lì il grasso che veniva a 5 euro, una scatoletta del cazzo proprio piccola piccola così, no così scusami, e niente, adesso praticamente ieri non sono andato a fare legna, ho fatto tipo le 10, sono partito, 9 e mezza, 10, siamo partiti insieme a mio amico, abbiamo fatto anche un lago, non mi ricordo mai come cazzo si chiama, vicino a Fiemme. Tengo gli occhiali perché sennò non c'ho cazzi di voglia, sono venuto su abbastanza tardi, devo fare solo una roba che ho già fatto là per terra, che sono tipo 2 metri, più questi 5 farò ancora una, che sarà super di qua, e sì, per oggi basta. E stasera, casomai, anche se piovigina, penso di andare su al Cadon, in Digola, cioè da questa cazzo di parte, penso di andare su per il bosco, cioè da questa parte, cioè qua sopra, c'è una strada e vado su da quella. E, niente, insomma, deve essere una figata, perché comunque sarebbe il secondo anno, no, terzo anno questo, il secondo anno ripetuto, avevo saltato un anno e avevo iniziato a farli il 20 e il 19 anche, 2000. E quindi sì, dai, non male. Poi ieri ho mangiato veramente tanto, sono andato a trovare anche Auronzo, sono andato a mangiare una pizza, non mi ricordo come cazzo si chiama, tipo l'Excalibur, una roba del genere, Equilibrium, una roba del genere si chiama il posto, ad Auronzo, siamo andati su anche su una valle dove ho incontrato anche un tipo che oggi doveva andare a 2800 metri, un tipo olandese con la macchina, abbiamo trovato anche uno a Misurina, penso anche lui danese o addirittura svedese, non lo so, non le ho chiesto, welcome from, no, e comunque anche lui con Volkswagen California, molto molto fico, non camperizzato completamente, però ci si poteva dormire, invece l'altro si sì, era un po' più preso bene, l'altro però era molto più estremo, invece quest'altro di Misurina era un po' più, come dire, tecnicamente un po' più adagiato con una tipa, ecco, quindi era una roba diversa. Non è bello conoscere comunque la gente che è libera, che vuole andarsene a fanculo, che sia anche per un piccolo periodo, che sia per sempre o sta sperimentando, fa solo un piccolo periodo, magari perché dopo c'ha altri lavori. È bello vedere queste cose qua, no? Questa libertà mentale, che hai un tot di soldi, riesci a spenderli lì, metterli lì e a dar tutto lì, sostanzialmente. Poi volevo continuare con la musica, ma non sono riuscito. Alla fine sono riuscito a finire
i due articoletti che pubblicherò, spero di andare giù domani, assolutamente, spero, devo andare giù domani e alla Caci Fest di Venice. E l'unica roba è che purtroppo dovevo andare giù domani con sto mio amico, però lui è dovuto andare giù oggi perché doveva stampare un libro di vedova. Finalmente dopo 3-4 anni riesce a fare le stampe a cazzi sua, cioè insomma senza nessuna etichetta, perché le aveva messi su Mondadori, non so, anche sulla Rai, e non li aveva accettati per le solite cose, insomma, ah, io ti do questo, se tu fai questo, cambiamo, eh? Allora te le pubblico, se no è così, il mondo di merda, o fai quello che ti dicono loro, però ti bloccano sostanzialmente anche quello che editi, sostanzialmente, neanche che crei, che editi, quindi creatività zero, almeno qui in Italia. E, quindi preferisco andarmene un po' fuori dal cazzo. Dormirò a cazzo giù a Mestre, Marghera, Venezia, non so dove, fuori in giro farò il barbone, mi prenderò dietro un botto di panini, così me li finisco fuori e me li riempio, magari dico mio papà se domani riesce a prendermi due o tre etti di affettato, tipo non so, prosciutto, robe del genere, un po' di formaggio, e boh, che lui va via qua, io non vado mai salvo con il mio amico in supermercati o centri commerciali, quindi sì, dai, diciamo che potrebbe andare bene. Ormai ho fatto 7 minuti di video, sono tipo le 3 e mezza, non so, boh, non so neanche l'ora, perché è sfasata l'ora anche. Perché avevo tolto giusto, avevo tolto la batteria, porca troia. Vabbè, per fortuna l'avevo tolta ieri, quindi l'altro ieri, vabbè, e quindi tutti gli altri sono venuti bene. E niente, chiudo nel dirvi che lì, vedi, cioè, non so se si vede, ma cioè, sgorga l'acqua, infatti io dopo. Non si vede tanto bene perché è un po' sgrasato, ma comunque quella, qui viene fuori l'acqua. È molto interessante perché tra un po' li andrò a bere. Mi taglio sta roba, mi taglio veramente tutta sta cosa che sono un attimo, cioè, però boh, pochissimo tempo, e boh, e dopo basta, farò un altro pezzo magari un po' più grande di questo, purtroppo vedi anche questa potrei farla, quella piccola qua, però è ancora viva, cioè questi qua sono, vabbè, e quindi non so, casomai queste qua dovevo farle già da una settimana e forse anche di più. E quindi sì, dai, adesso procedo, basta, vi saluto, magari a più tardi. Minchia, ho mangiato tipo un panino con le olive, molto buono. Olive, forse c'erano anche le cipolle, non so, non me lo ricordo. E con dentro la tonnata, oh my god, non ne ho messa tanta, però era un bel paninazzo, cioè tipo una roba così. È buona, no? Mi sta un attimo, sto digerendo un attimo, poi ho fatto subito una cagata e quindi ci stava. Che liberazione. Ciao ciao. Purtroppo oggi ho dovuto rifare questo cazzo di video. 7 minuti partiti per il cazzo, non ho capito bene del perché. Comunque, ricapitolando, è molto anche più asciutto, dovrò fare tutta l'estate legna. In più c'è la gestione dei funghi che sostanzialmente sono abbastanza, cioè li voglio lasciare un po' piano piano quelli, però comunque sarà sempre un lavoro effettivo, è uno dei lavori che mi dà introito. E, però volevo, cioè, volevo dire solo semplicemente che saranno le 5 e mezza passate, che oggi ho fatto 10 metri, c'è una marea di insetti, cioè mosche, cioè qua davanti c'erano 3-4 tipo, non so quanti cazzo ce ne sono intorno, boh, non lo so. Poi i guanti vanno da Dio, questi qua anche, secondo me, dal mio punto di vista molto molto ottimo. Poi sono un po' combattuto perché io oggi devo partire, sto pomeriggio, andare giù a Rivolta. Io non sono tanto convinto di andare a Rivolta perché non sono coerenti con se stessi, cioè come centro sociale, perché in 2 o 3 anni hai optato per seguire le regole del Maine, cioè mi fa un po' strana questa cosa qua, come invece altri,
come si dice, come altri, adesso devo guardare un attimo perché sennò salta la cosa, come altri centri sociali o autogestioni, o anche insomma altri cazzo, non hanno fatto questa roba qua, insomma. Poi posso comprendere che c'è il bar, perché quello c'era già prima, ok, la pizzeria e il cosiddetto ristorante con palinoteca, vabbè, però lo stesso non comporta a seguire completamente gli ordini, no? Da anarchici sostanzialmente mi sembra un po' una cosa insensata, un po' ipocrita anche, e quindi un po' tanto, perché un conto se tu lavori per uno e poi cambi lavoro, boh, ma tu sei un centro sociale, fai solo quello, parti dal basso, che cazzo ti segui le linee per essere fuori, no? E quindi mode, robe del genere, perde tutto senso, valori zero e via. Vattene a fanculo. Magari vieni su anche da questo. Non è che ho finito di dire. No, no. Scende. Cazzo è? E niente, insomma, volevo dire solo sta roba qua. E perché sono combattuto, dato che ieri dovevo andare su Indigola, ma ho scoperto che ieri Remo, un mio caro amico, un amico di mio papà più che altro, coinquilino, mi ha detto che era chiusa. Mio papà oggi mi ha detto, forse per paura sua che io non voglia, lui non voglia che io vada su. E niente, insomma, in poche parole, io sono curioso, vado sullo stesso. Poi se è chiusa, se è disfatta, roba del genere, bene, vengo giù, se no dormo là. Comunque mi porto il saccappello e il materassino. E casomai, appunto, torno a casa e mo' morta, là sono 4 ore che vanno via così, però era tanto per farmi un giro. Poi perché anche oggi sarebbe il mio compleanno legale, ieri era quello lì di mezzo, sai, sono un santone, quindi, e il 17 era la mia originale compleanno. Quindi volevo solo precisare queste due cose. Ieri sono venuto su a far legna, ne ho fatte, boh, non so, neanche tante comunque, avrò fatto tipo 7 metri, 8 metri, molta roba piccola. Oggi ho fatto 10. Quante cazzo di moschito che ci sono, porca troia. Poi sono venuto su a prendere acqua e quindi sono combattuto perché anche se domani vado giù, ok, 30 euro, mica te varie, di 2 giorni, ma domani solo 20. E andrò giù a vedere i Belzebong, come cazzo si chiamano, che è un gruppo statunitense che seguo da parecchi anni, e altri due gruppi sostanzialmente. Ci sarebbero comunque, mi pare, una quindicina di gruppi. Quindi tecnicamente per 20 euro, bella lì, è come 2 settimane fa, 3 settimane fa. E tutto sommato, comunque, devo dire anche che ci sono degli eventi a giugno molto interessanti, che andrò a 3 serate a Padova, purtroppo, un posto di merda, però ci sono 3 eventi che io devo assolutamente partecipare. Una serata a 1 euro di punk, sono 3 o 4 gruppi, 4 mi pare. Poi una battle hip hop con headliner Nitro e un TBA, non so di chi, a 1 euro, e un'altra serata che non ricordo più. Comunque, vabbè, è collegata lì, non so. Comunque, una roba un po' più easy sul reggae, roba del genere. E volevo solo dire queste robe qua, insomma, perché comunque lì in giugno ci starebbe in più. Il 9 c'è Vinicio Capossella a Padova, mi pare, non mi ricordo più. Ah no, Firenze, vicino a Firenze, sopra Firenze, vicino a Firenze, insomma. E vado giù con il mio amico Giacomo e costa su per giù sui 30 euro. Invece c'è Iggy Pop dopo una settimana, il 16 mi pare, a Milano, però non so se andarci perché comunque costa un botto, costa circa dai 134 ai 178, una roba del genere, una roba tantissimo secondo me. E però sarebbe bello, e vorrei andare giù anche con Giacomo, quei due eventi, insomma, per ritornare al ricordo di 10 anni fa che siamo andati insieme, però a Venezia, come si chiama? L'isola di San Giorgio Maggiore, dove ha suonato appunto nell'anfiteatro Patti Smith, mitica Patti Potti. E questi qua sono gli aggiornamenti sostanzialmente. Sto molto meglio, anche se oggi c'avevo un po' di mal di testa,
non dormo un cazzo, sinceramente, e vado molto presto a dormire. Poi sto scrivendo anche l'ultimo articolo, stasera dovrò scrivere appunto, oltre che a lavorare. Cioè, sembra una cazzata, ma tutti quelli di 30 anni, 35 anni sono già stanchi. Sì, pensa di arrivare a 40, poi mi dirà, io ne ho quasi 45, oggi ne ho fatti 44 legalmente. Quindi tecnicamente non mi sento assolutamente dubasso, anzi ero peggio quando avevo tipo 15 anni o 20 anni, ecco, mi sentivo veramente male. E invece adesso mi sento molto meglio, solo che c'è questa cosa che combatto sempre dentro di me. Di andare alle feste e poi di scegliere invece di scegliere, è quasi un obbligo lavorare per questa cosa e più fare i funghi, più stare nella natura sostanzialmente invece che stare in città, anche se dall'altra parte la città mi dà anche certe cose da fare, quindi che ne so, faccio un servizio fotografico, magari mi pagano, quindi è una cosa un po' così, insomma. Mi diverto, mi faccio le mie girate, conosco persone, la comunicazione è importante, insomma. E in più, anche quest'estate, dovrò fare già dei giri un po' in bicicletta con un mio amico, ma anche da solo, e con lui dovrò andare in certi posti belli mirati, dove sì, faranno anche dei concerti live, dove tu potrai anche parteciparci, con cena, tema o sacco, insomma, cena al sacco. O pranzo, o robe del genere, quindi tecnicamente cioè, sono tanti mosciarini. Vabbè, comunque sono quasi 10 minuti, sono 8 minuti. Porca troia, io adesso devo per forza andare giù perché sennò diventa troppo tardi e devo andare giù anche a spaccare un po' di legna, oltre che a farmi da mangiare come al solito, come ogni sera. E stasera penso di mangiarmi, non ne fotte un cazzo a nessuno, un po' di quella pastina, quella là, i fedelini, quelli fini, no? Un cocoon, quello tipo cipolla, con dentro un po' di insalata. Sì. Domani mi dovrò accontentare di far tre panini, me li mangerò durante il giorno, domani porterò giù solo quei panini con della mozzarella e del vegetale, insomma, sostanzialmente. E casomai se mio papà prende altra mortadella, magari mi faccio uno con la mortadella. Oggi ne ho fatti due. Su una baguette, ho preso un po' di pane, quindi per quello che devo finirlo fuori, non è quello in sacchetti, quello proprio fatto bene, dove fanno anche la birra buona a tagli di Cadore, molto molto buono, pasticceria, paninoteca, bar, molto molto interessanti. E niente, chiudo nel dirvi che tornerò, oggi è venerdì 19, e tornerò a fare legna tra 2 giorni, se va bene, cioè sabato e domenica, scusami. Sì, domenica dovrei stare giù, lunedì anche, quindi o martedì o mercoledì. Quindi lavoro di nuovo martedì e mercoledì, però comunque lavoro sempre costantemente, anche a casa. Poi domani mattina dovrò fare anche pulizie di casa, quindi 2 orette/3 di pulizia, oltre che a fare le solite cose su Facebook e via dicendo. Addio!